No, la storia è partita perché fondamentalmente io e la mia compagna, lei sceneggiatrice, avevamo scritto il film prima, fino a qui tutto bene, eravamo arrivati in quell'età dove ci dicevamo, ma facciamo sto figlio o no, insomma, e ci cacavamo un po' addosso, insomma, come penso gran parte della nostra generazione, quindi abbiamo detto proviamo a scrivere una commedia per esorcizzare questa paura e ci siamo immedesimati così dopo un po' di prove in due ragazzi di 18 anni, così stavano più nei casini di noi, diciamo, e quindi l'effetto catartico sarebbe dovuto essere maggiore. Infatti ora siamo genitori e aspettiamo un secondo figlio, quindi ora inizio a avere paura che l'effetto catartico sia troppo forte e insomma non so se ci fermerei. Esatto, però speriamo non troppo, cioè sempre, c'è sempre una dose, diciamo. E quindi ecco, è partita da lì tutto, e quando poi abbiamo trovato questi due personaggi che sono Ferro e Kate, che ci portano in questa avventura di 9 mesi, dove l'arrivo di questa bimba, che poi si chiama Piuma appunto perché Ferro in una delle scene, mentre stanno scegliendo il nome, inizia a dire questa... Non spoilerare, va bene, ok, va bene, e niente, fai la domanda a lei. Ok, basta, mi chiedo. Allora, Blu, appunto, l'immedesimazione in una giovanissima madre in attesa, com'è stata questa esperienza? No, vabbè, è stata in realtà molto molto bella per me. Quando ho visto il profilo mi sono direttamente subito affezionata sia a Kate che alla storia di Piume in generale. E io in primis sono stata un po' una bimba inaspettata di una mamma comunque abbastanza giovane, quindi per me è stato anche un modo quasi a livello personale un po' di rendere onore e anche imparare e apprezzare ancora di più quello che è stato poi il lavoro di mia madre in questo caso. Ma poi in generale, vabbè, ho avuto la fortuna di fare ben 8 mesi di provini e quindi di conoscere a fondo Rohan. È stato un po' duro, sì. Sì, abbiamo fatto non so quanti, veramente, a un certo punto mi hanno anche detto che non mi avevano presa, poi mi hanno richiamata, poi mi facciamo hanno questi scherzetti, ci divertiamo così. Esatto, quindi arrivavo che non sapevo più che cosa fare a volte, così. E poi niente, poi ok, siamo stati presi io e Luigi, perché lui è arrivato all'ultimo, e sì, l'ultimo provino che ho fatto è stato con lui, ed è stato il primo con lui. Niente, abbiamo fatto questa scena, io ero veramente a un certo punto anche esausta, e finiamo la scena e vedo che l'aiuto regista si mette a piangere. E faccio, poi è andata veramente male. Oppure no, oppure vabbè, avrà funzionato. E in realtà poi ha funzionato, perché qualche settimana dopo così ci hanno chiamato, eccetera. Abbiamo iniziato questa bella avventura insieme, che ha dato modo un po' di, secondo me ci ha fatto crescere insieme. Poi Venezia è stato un altro modo anche di celebrare, cioè è stato bello di per sé, ma è stato ancora più bello proprio andarci con Piuma in qualche modo un po' per tutti. Poi ha avuto un rapporto con la pancia che le mettevamo abbastanza particolare, perché sì, non se la voleva più togliere. No, come perché andava? Me l'avevano fatta apposta per me, proprio su misura per me, quindi era perfetta, mi stava anche comoda. E a un certo punto era meravigliosa, poi ce ne avevo vari, abbiamo fatto anche abbastanza in sequenza, quindi avevo iniziato io, a un certo punto si vede un po' di pancetta, quella è mia, non era finta. Poi cioè, mangia tanta pasta asciutta, pasta pensa asciutta. Che culo, cioè uno ti dice devi mangiare tanto in sto periodo, esatto, mangia pazzesco, tanta pizza. Pazzesco, poi c'era quella di 4, poi 6 e poi 9 mesi, e mi interessava anche vedere un po' come funzionava all'esterno, quindi io sapevo che era finta, tutti sapevano che era finta, ma se io andavo per strada... tutti sapevano che era vera, quindi sono andata per strada spesso durante le prove proprio per capire un attimo come la gente ti guarda, ti osserva, e vabbè, le reazioni sono varie, c'è chi non mi ha neanche guardato in faccia, guardava la pancia, dico, cos'è questa cosa, oppure altri che erano carini, mi lasciano passare, mi lasciano i posti, quindi è stato bello. Quindi ti ha convinto, non è che ti ha fatto commuovere. Era una scena molto lunga fra loro due, in macchina, dove si dicevano anche cose importanti, perché poi la sua scelta è una scelta molto particolare, perché lei deve scegliere fra fare un bimbo in un momento sbagliato della vita o non farlo mai, e quindi la scelta ovviamente è più ardua, e quindi insomma in quel momento lì ci siamo commossi, si vedeva che
bisogna cercare una chimica fra gli attori, non devi solo trovare due attori bravi, che già era molto difficile trovare due attori bravi diciottenni. Per me è stata una sorta di incubo questo casting, il più difficile della mia vita. Ho visto 1100 ragazzi, per le ragazze è stato un po' più facile, anche perché abbiamo trovato Blu, e per i ragazzi molto più difficile. E poi quando trovi due attori bravi, però devi sperare che ci sia una chimica fra di loro. Quando abbiamo fatto quel provino abbiamo capito che c'era, e ho detto, insomma, ho capito che il film si poteva fare, perché poi se non trovi gli attori non fai il film, è una cosa terribile. Certo. Poi a parte i coetanei dei ragazzi, ci sono anche degli attori che interpretano i genitori in questo specie di scontro. È già buono tanto generazionale. Sì, è una commedia corale, perché fondamentalmente il film parla di loro, ma parla anche di nonni che non sono pronti a fare i nonni, di un padre che è il padre di Kate, appunto, di Blu, che è molto immaturo, più immaturo di loro, e loro in qualche modo, insomma, finiranno per capire come fare i genitori anche attraverso lui. Quindi, insomma, è una commedia che faccio per me, io l'ho scritto per la mia età. Poi da lì ci sono i più giovani che hanno 18-16 anni e i più anziani che ce l'hanno 60-70, insomma, dovrebbe coprire tutto il ventaglio delle... delle, insomma, età. Tu sei abituato a fare film generazionali, perché dai primi della lista a fin qui tutto bene, diciamo, arriviamo a questo, infatti ti confronti per la prima volta con una generazione di diciottenni in questo caso, e devo dire brillantemente. Però ti voglio fare un'altra domanda: il film con cui arriva il film a Venezia è il film più leggero dell'anno, e la leggerezza, diciamo, che è una categoria ben precisa. Nel tuo caso, perché il film più leggero dell'anno? Guarda, ovviamente avendo un titolo come Piuma, che appunto, come hai detto te, credo sia un titolo molto bello, anche perché poi quando vedrete il film diventerà ancora più bello. E ovviamente una tagline, come si dice in termine, insomma, di marketing, il film più leggero dell'anno viene spontanea ed è molto, molto suggestiva. Credo che il film abbia anche una profondità, abbia anche uno spessore, però, insomma, come negli altri miei film, mi piace affrontare sempre i temi, le storie con leggerezza e ironia. Credo che sia un film che si sa prendere in giro, e credo che in quest'età, insomma, di tanta retorica e cattiveria, o della presa in giro sempre verso qualcun altro, si prende sempre in giro quell'altro, ma mai se stessi. Ecco, avere un po' di autoironia credo che sia un vaccino fantastico per quest'epoca, quindi, cioè, lo consiglio un po' a tutti, diciamo. Autoironia da prendere 3 volte al dì, diciamo 50 mg, insomma, potrebbe essere una buona ricetta da dare. Ma Costella, la papera, ne vuoi parlare? Ah, vabbè, la papera poi... ma così spoileriamo tutto. Vabbè, lo capirete. Però c'è da dire una cosa. Ah, ok, la papera ora, vabbè, è diventato un po' il nostro simbolo che ci segue, questa, esatto, è lei. Voce in capitolo. Esatto, e però in realtà poi nel film si racconta di questa storia, che è una storia veramente accaduta. No, la storia che sentirete. Ok, la storia che sentirete, che è veramente molto bella, è vera, quindi quando vedrete delle papere in giro nel mare, sono veramente state nel mare. No, quello che vi diremo è tutto vero, è tutto vero. Poi non è una storia inventata. No. Prima di lasciarvi alla visione del film, cosa vi portate? Un momento per ciascuno dell'operazione Piuma. E Tosti, ce l'hai, perché ce l'hai, dillo prima. No, è difficile un momento, perché io ho iniziato a scrivere questo film 4 anni e mezzo fa, poi nel mezzo ho fatto Fino a qui tutto bene, ho fatto I diritti del Barlume, e ci sono stati tanti momenti. Io credo che ci sono due momenti, ti devo dire, almeno. Uno è sul set, ed è stata una scena che presto vedrete, non ve la posso spoilerare nemmeno questa, dove Blu si è commossa perché prende una decisione importante verso la fine del film, ed eravamo verso il terzo quarto shock, era un shock molto difficile e lei stava per piangere e si sente la voce rotta, e poi quando siamo andati avanti l'ha persa, perché ovviamente poi ha iniziato ad andare in tecnica. 27 shock abbiamo fatto, abbiamo preso il quarto alla fine,
perché riguardando poi il montaggio ho detto speriamo che tutto sia andato bene lì, perché sapevo che c'era quell'emozione. E poi l'altro è stato condividere questa emozione quando siamo insomma andati in concorso a Venezia. Una commedia in concorso a Venezia è un evento più unico che raro, forse l'ultima è Ovo Sodo 20 anni fa, e quando siamo arrivati sul tappeto rosso, mentre tutti erano tutti un po' seriosi così, noi avevamo le paperelle, quindi abbiamo iniziato a giocare con le paperelle e ci siamo divertiti, ed è stato per me un momento un po' di tirare le fila di un percorso lungo, di un lavoro fatto con passione, che finalmente c'era, cioè, un momento dove eravamo di nuovo tutti insieme e potevamo insomma gioire di qualcosa di bello. Sì, direi che concordo con i due momenti, non solo l'emozione, vabbè, in realtà mi ricordo l'urlo che ho scacciato quando mi hanno detto che ero cate, però a parte quella gioia veramente enorme, anche vabbè, tutto il set è stato, ora non dico perché c'è lui, c'è la diretta, comunque è stato veramente un set molto armonioso, e non è sempre facile trovare gente che ci tiene davvero, ed è bello vedere che poi gente come, proprio anche come Ron in realtà, e come tutti quelli che si sono impegnati a fare questo film, hanno avuto anche la soddisfazione, e mi sono felice e onorata di poter dire sono stata con loro poi anche a Venezia, per poter proprio in qualche modo celebrare. Per me è stato anche un riconoscimento anche a questa umanità che c'è stata e che abbiamo veramente provato tutti, penso, e secondo me è anche questo che rende magico questo film, e ha reso magico anche il tappeto rosso, che di solito è veramente una cosa che, non so, a me sembra uno stress, stai lì, tipo, cioè te la mettono come una cosa molto di business, di market, eccetera, invece lì in qualche modo, non si sa come, veramente per magia, sono riuscita a godermi una cosa che di solito non è sempre vista così bella da dentro, in realtà non è sempre vissuta così bene, invece non so, abbiamo condiviso questa piccola magia ed è stato bello. Brava! Vi lasciamo al film, direi. Se ovviamente, se vi piace, visto che avete visto non c'è né Nicole Kidman e Tom Cruise come attori, quindi sono un po' difficile, quindi ditelo alla gente, se non vi piace invece non dite niente, vi raccomando, fate finta di nulla, fischiettate, tutto a posto, sarà okay? Bellissimo. Grazie mille, grazie, buon film, buona visione.